Allora, prendiamo un attimo un minimo di fiato, che la preparazione atletica è quella che ci manca. Salve a tutti, buon pomeriggio, non so se dobbiamo aspettare ancora qualcuno, guardo, oh, perfetto, siamo tutti, non so se abbiamo anche distribuito, sì, abbiamo distribuito anche del materiale. Grazie, scusate questi minuti di ritardo, ero in ufficio di presidenza in commissione, quindi fino a quando non si stabilisce quello che si fa nella prossima settimana non si può lasciare la presidenza, però sono molto contento intanto di vedervi qui, tanti amici, anche una bella pattuglia di colleghi deputati che ospiteremo a Tarquinia, non la stampa ma soltanto, non è vero, lo sapevo che subito guardava male. E l'appuntamento che stiamo facendo qui è per ribadire e rilanciare una straordinaria iniziativa alla sua 18ª edizione, quella del Divino Etrusco, una manifestazione che ha naturalmente il vino al centro ma che è soprattutto all'interno di una cornice splendida che è quella di Tarquinia, uno dei comuni più belli della provincia di Viterbo, sicuramente uno dei più belli della Maremma laziale. E qui ai miei lati ci sono il vice sindaco di Tarquinia, Luigi Serafini, il consigliere regionale Giulio Zelli, che non è di Tarquinia ma apprezza le bellezze diciamo tarquiniesi, che non sono soltanto enogastronomiche ma anche storiche, archeologiche, insomma Tarquinia ha un sito UNESCO tra i più importanti e antichi diciamo della nostra nazione. Io fatto da moderatore ho introdotto, vedo Enrica Cotarella, Ruggero di Terre di Tuscia, vedo insomma tante persone qua, la rappresentante Fisar, che mi fa sempre tanto piacere, essendo io un umilissimo primo livello Fisar, quindi insomma ce n'ho ancora di strada un po' da fare, però lascerei la parola a te Luigi, per lascerei, sì, dopo con Giulio chiudiamo. Prego Luigi Serafini, vice sindaco al comune di Tarquinia. Presidente del Consiglio, tanti altri amici. Siamo tanti. Grazie Mauro. Innanzitutto insomma volevo fare un ringraziamento a te personale per averci ospitato in questa splendida cornice della sala conferenze della Camera. Tutto è partito dal Vinitaly. Eravamo su per la presentazione del nostro Divino Etrusco, perché quest'anno è il terzo anno che presentiamo la manifestazione presso il Vinitaly di Verona, e lì Mauro ha lanciato diciamo quest'idea di poter fare una presentazione anche alla Camera dei Deputati, quindi io ti ringrazio per questo, perché poi insomma l'hai promesso e l'hai mantenuto immediatamente, quindi mi fa veramente piacere insomma essere qui oggi in questo particolare contesto. Mi fa piacere vedere tante persone del Divino Etrusco, perché abbiamo portato qua un po' tutta quella che è l'organizzazione, quindi dalla Prologo, che è diciamo il braccio operativo con il segretario Fabrizio Ercolani, abbiamo la Fisar, che è diciamo, il nostro partner ormai da 18 anni, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Non a caso è la Fisar il partner di questa manifestazione, che il Divino Etrusco è l'evento che raggruppa le 12 città dell'antica Lega Etrusca, quindi dell'Etruria. E la Fisar nacque nel 1972, quindi sono preparatissimo, è nata nel 1972 a Volterra, quindi un'altra bellissima città dell'Etruria che fa parte poi dei 12 comuni che partecipano al Divino Etrusco, e tra l'altro nata in un ristorante che si chiamava Etruria, quindi non potevamo non stabilire questo binomio fin dall'inizio, quindi sin dal 2007 con la Fisar. Poi abbiamo la famiglia Cotarella e la fondazione Cotarella, quindi Enrica Cotarella e Ruggero Parrocto, che ormai già da qualche anno collaborano con noi anche con il Divino Etrusco, oltre che con l'associazione Le Terre della Tuscia, che stiamo costituendo proprio in questi giorni, e logicamente anche lì parliamo di enogastronomia, parliamo di turismo, parliamo delle nostre grandi bellezze, perché il Divino Etrusco, tra l'altro, vi spiego un attimo in che cosa consiste. Noi proponiamo all'interno del centro storico di Tarquinia le cantine delle città, come dicevo prima, che erano parte dell'antica Lega Etrusca. Quindi c'è Tarquinia, c'è Perugia, c'è Orvieto, c'è Cerveteri, c'è Bolsena, c'è Volterra, Piombino, Chiusi, quindi 12 città, quindi del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, che costituivano le 12 locomonie etrusche. Cosa abbiamo fatto noi? Le abbiamo raggruppate, abbiamo cercato le cantine di queste 12 città, e quindi proponiamo ogni anno, nella seconda metà di agosto,
agosto questo evento, che poi in realtà è una degustazione di vini di queste splendide città etrusche, che logicamente hanno una storia millenaria anche dal punto di vista enologico. E quindi tutto il centro storico si veste a festa, quindi abbiamo queste 30, l'ultimo anno diciamo, siamo partiti che eravamo 7-8 cantine, insomma, in rappresentanza di questo territorio. Oggi siamo diventate 35, quindi queste 35 cantine vengono localizzate all'interno del centro storico con degli stand e per tutti è possibile farsi questa bella visita, questa bella passeggiata all'interno del centro storico di Tarquinia e degustare i vini delle 12 città etrusche, però non è soltanto questo, perché poi in ogni piazza c'è musica, abbiamo abbinato anche delle attività di enogastronomia, qui c'è Vittoria Tassoni che ci accompagna ogni anno con il Divin Mangiando, insomma, che è diciamo, la branca gastronomica del nostro Divino Etrusco, mentre c'è Carlo Zucchetti che è il nostro direttore artistico che invece si occupa proprio di organizzare la degustazione dei vini. E c'è tanto altro, perché poi logicamente abbiamo aperto le porte dei nostri palazzi, quindi ci sono mostre, ci sono attività, ci sono spettacoli, quindi diciamo sono due fine settimana di festa totale all'interno del paese. Calcolate che l'anno scorso abbiamo registrato circa 150.000 presenze che hanno fatto del Divino Etrusco, non lo dico io, ma lo dicono gli addetti ai lavori, per esempio lo dice proprio la FISAR, che logicamente loro sono esperti degli eventi che vengono svolti in Italia, è ormai diventato uno dei più importanti, o come dite voi, forse il più importante evento enoico del centro Italia. Quindi per noi questo è fonte di... non solo del centro Italia, addirittura io sono un po' più modesto rispetto insomma, a quello che dice Fisa, però io mi fido di questo, insomma, perché poi abbiamo avuto riscontri veramente eccezionali. In questi 5 anni, Mauro, noi personalmente, insomma, come l'attuale amministrazione Giulivi, gestiamo, insomma, abbiamo organizzato 5 divini etruschi, il prossimo sarebbe il 6º. E in questi 5 anni devo dire che il Divino Etrusco, grazie insomma, a tutti quelli che hanno collaborato con noi, ha fatto un salto in avanti molto, molto grande. Insomma, abbiamo praticamente in 5 anni raddoppiato il numero delle presenze, non ci siamo fermati neanche davanti al Covid, ma non perché siamo stati un po' avventati. Siamo riusciti a fare un'edizione del Divino Etrusco con il Green Pass, con la mascherina, e nonostante questo comunque i numeri sono stati eccezionali, quindi vuol dire che l'evento ormai, non dico che va da solo perché poi dietro c'è un'organizzazione molto importante, però devo dire insomma che in questi anni abbiamo fatto veramente, veramente tanto, e questo 18° anno in cui il Divino Etrusco diventa maggiorenne per noi è ancora un altro passaggio, no? Questo è stato il decennale, oggi quest'anno diventiamo maggiorenni, quindi puntiamo a fare ancora qualcosa di più, quindi porteremo altre cantine, porteremo degli ospiti nazionali, magari anche internazionali, quindi faremo sempre qualcosa di più perché questa manifestazione se lo merita. L'ultimo ringraziamento che faccio è anche ai produttori, vedo qua oggi sono le rappresentanze di 3 produttori del nostro territorio, quindi dalla cantina Sant'Isidoro, doveva esserci Mario Cusceddo di Distilleria Numa, Valle del Marta, ma non è potuto all'ultimo momento venire. Vedo che c'è Anna Cittini che oggi qua è in duplice veste, perché insomma viene come presidente del biodistretto della Maremma Etrusca e Monti d'Adolfa, che è un altro nostro partner nell'organizzazione di Divino Etrusco, perché anche loro organizzano dei panel sempre dal punto di vista delle attività enogastronomiche. E quindi ecco, senza tutti i produttori questo non sarebbe stato possibile. Soltanto di Tarquinia siamo arrivati a 11 cantine. Mi diceva sempre Carlo che quando è cominciato Divino Etrusco nel 2007 a Tarquinia ce n'erano 2 di cantine. Siamo arrivati al 2024, ce ne sono ben 11, quindi c'è stato un aumento esponenziale anche dal punto di vista insomma, della produzione, non ti dico tanto della produzione perché il vino a Tarquinia è sempre prodotto, però ecco proprio la creazione delle cantine, quindi abbiamo fatto un salto di qualità anche in questo e secondo me il Divino Etrusco in questo è servito anche, no? A dare la spinta ai nostri produttori a fare qualcosa di più, quindi a creare proprio una vera e propria cantina. Quindi, oddio, penso di aver detto tutto, forse anche troppo, insomma, penso di essere stato abbastanza veloce, quindi ringrazio tutti, anche voi, della partecipazione, spero di non aver dimenticato nessun ringraziamento, a parte urgenti miei colleghi dell'amministrazione comunale. Oddio, è arrivato Muscari che non ti avevo visto, ecco, no? Ecco, tra i produttori, Muscari Tomaglioli, che poi, fra l'altro, insomma, è una delle cantine, non dico cioè, più giovani per modo di dire, giovani perché è lui giovane, insomma, vignaiolo, insomma, è lui giovane, però insomma è una cantina che già da anni fa Divino Etrusco e sta avendo dei risultati eccezionali dal punto di vista della qualità del vino che produce.
Vabbè, ringrazio Federica Guiducci, insomma, la nostra Presidente del Consiglio, che poi è la vera spalla mia e del resto dell'amministrazione per l'organizzazione di Divino Etrusco, Laura Amato, penso di aver finito, ho ringraziato più o meno tutti. Però ci abbiamo un sacco di altre cose da dire. Allora, intanto al tavolo invito qui alla destra di Zelli Carlo Zucchetti e alla nostra sinistra l'Erica Cotarella. Saluto intanto come ottimi degustatori i colleghi Caraman, Filini, Giorgiani e Di Maggio, ottimi degustatori, tutti presenti e pronti, diciamo, agli appuntamenti che ci saranno. Giustamente non è che qui il gruppo poi termina, continua, se non iniziano i voti in aula continua a ingrandirsi. Prepariamo Muscari, Domaioli, prepariamo insomma un quantitativo importante, perché li ho chiamati qui perché io penso che sia anche giusto, insomma, sentire anche da altri punti di vista di questa organizzazione, no? Enrica Cotarella in rappresentanza della Fondazione Cotarella e anche di Terre di Tuscia. Io lascerei prima la parola al consigliere regionale Zelli e poi darei la parola a voi prima di concludere. Va bene Luigi? Prego Giulio. Sì, grazie a tutti, grazie all'onorevole Rotelli per questo importante spazio all'interno di questo prestigioso luogo, perché parlare di un importante così evento che sta caratterizzando da almeno 18 anni il territorio viterbese, come è stato ricordato, forse anche quello laziale, in maniera con alta qualità e assoluto valore, è sicuramente un'occasione importante da promuovere e da valorizzare oltre quello che sono oggi i reali traguardi raggiunti. I numeri che ricordava il vice sindaco Serafini sono molto importanti, 35 produttori in esposizione, oltre 80 vini per 150.000 presenze nell'ultima edizione. Sicuramente è una manifestazione che sta dando risalto a tutto il nostro territorio della Tuscia, in qualche maniera ha anticipato quella che è la filosofia che sta dietro la legge regionale sul turismo enoolio-gastronomico, che prossimamente affronteremo in termini di regolamentazione per renderla operativa fino in fondo. Ma in qualche maniera ha anticipato questo, perché questa norma che la Regione ha voluto per promuovere, favorire e incentivare questo tipo di turismo si ispira proprio a quello che è in qualche maniera l'essenza della manifestazione di Vino Etrusco, quindi storia, cultura, vino e soprattutto turismo, perché naturalmente Tarquinia non va mai dimenticato, è anche un posto ad altissima vocazione turistica, quindi con delle potenzialità di crescita enormi sulle quali dobbiamo assolutamente lavorare, perché il bacino d'utenza potenziale che in quella parte della nostra Tuscia diciamo villeggia in quei giorni del mese d'agosto, sicuramente è un bacino potenziale che ci aiuta e ci incentiva a fare meglio e a fare di più. Naturalmente per questo cercheremo di essere anche più vicini sotto l'aspetto regolamentare con la norma che la Regione ha voluto, per trovare magari anche risorse che sono più vicine e più attente a questo tipo di iniziative. Io ringrazio per questa opportunità che ci viene offerta e faremo in modo di portarla avanti fino in fondo, raggiungendo il massimo possibile degli obiettivi. Grazie. Grazie Giulio, giustamente, applauso. Applausi alla Camera sono sempre un po' più sentiti, come se un po' che... no, ecco così. Però a parte gli scherzi, questo progetto del Divino Etrusco non è una cosa, diciamo così, spot, come insomma sottolineava anche il consigliere Zelli, non soltanto perché siamo alla 18ª edizione, ma perché poi è, diciamo, un percorso che accompagna questa manifestazione. Tarquini ha ospitato, grazie alla Fondazione Cotarella, la presentazione delle guide di Repubblica, quanto tempo fa? Circa un mesetto, sì, poco più di un mese fa, nella quale che erano incentrati tutti sui percorsi da fare nella provincia di Viterbo, e le guide di Repubblica hanno scelto la presentazione proprio al comune, diciamo, di Tarquinia, per tutta una serie di caratteristiche che questo territorio offre e che dona. Ho partecipato insieme a Zelli, a capogruppo Sabatini, a Carlo, a tanti di quelli che stanno qui, alla conferenza stampa organizzata dal comune, diciamo, al Vinitaly,
con una altissima attenzione nei confronti di questa manifestazione, pur sapendo che insomma il Vinitaly è pieno di contenuti e di possibilità, quindi lì non è che manca concorrenza, eppure abbiamo trovato un'attenzione molto molto alta, attenzione che naturalmente in questo caso vale soprattutto per il livello qualitativo. Le abbiamo già detto forse in più di un'occasione, la provincia di Viterbo ha molte iniziative sul vino, alcune di queste possiamo dire che si sono un po' fermate, no? A livello di sagra del vino, diciamo, in alcuni di questi comuni, in realtà il Divino Etrusco ha fatto proprio un salto di qualità qualificandosi e insomma proponendosi come un momento molto molto interessante. Grazie anche alla Fondazione Cotarella, a tutto il mondo diciamo collegato a Terra di Tuscia, ed è per questo che do la parola a Erika Cotarella. Prego, prego Erika. E grazie per essere venuta. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito al Vice Sindaco Serafini, all'Onorevole Rotelli. È sempre un piacere, è sempre bello poter condividere questi momenti e soprattutto poter parlare del nostro territorio, della nostra Tuscia. Chi mi conosce sa che io amo follemente questo territorio, sono devota a questo territorio, anzi mi sento di parlare al plurale perché noi in realtà siamo tre sorelle nel mondo enologico appunto della Tuscia, e chi ci conosce bene sa quanto noi amiamo questo territorio, quanto siamo devote a questa terra e quanto ci sentiamo riconoscenti nei confronti di questa terra, e quindi sentiamo proprio la necessità di dover dare qualcosa in cambio a questa terra che ci ha donato e continua a donarci molto. Parlando del Divino Etrusco, io credo che siano due weekend importanti, e diventa un modo non solo per godere delle bellezze ed assaporare i vini del nostro territorio, ma diventa proprio un modo per godere della bellezza di Tarquinia. Io ho avuto modo lo scorso anno di vivere questa manifestazione a pieno e devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita non solo dalla parte organizzativa, dove veramente tutto funziona in maniera impeccabile, ma anche dalla innumerevole quantità di iniziative che vengono proposte in quelle giornate. Quindi veramente invito tutti a venire a Tarquinia dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto per la 18ª edizione del Divino Etrusco, perché diventa proprio un modo per vivere questa città e poter godere di queste bellezze. Quindi ovviamente io ci sarò, noi ci saremo come Fondazione Cotarella, come Terra della Tuscia. È bello vedere anche tante facce amiche, tanti volti amici in questa giornata, tanti produttori del territorio, ed è bello anche respirare questa sinergia tra noi produttori, se mi consentite di dirlo, perché il mondo dell'enologia è sempre stato un mondo rinchiuso nel proprio orticello, no? Dove si tende sempre a guardare ciò che fa il vicino, e invece devo dire che con le nuove generazioni c'è questa apertura e c'è questa voglia di fare sinergia per comunicare il territorio, e questo secondo me è un qualcosa di straordinario e soprattutto crea un valore aggiunto. Quindi veramente grazie e ci vediamo a Tarquinia. Grazie, grazie Riga. Devo dire che noi pensavamo di essere onorati e anche orgogliosi, no? Di poter ospitare e di avere sul territorio una famiglia importante nel mondo del vino come quella di Cotarella, ma in realtà voi ci avete superato, perché esattamente un paio di edizioni fa del Vinitaly, Riccardo Cotarella, presidente dell'Associazione degli Enologi Mondiale, nel momento nel quale venne premiato sul palco, ha chiesto di essere qualificato non come enologo ma come professore dell'Università degli Studi della Tuscia. Io mi ricordo questa foto che ho fatto gigantesca, dove ero orgogliosissimo a Verona di vedere scritto il nome della mia università, poi oltretutto insomma scritto sul maxi schermo della nostra università, del nostro corso di studi. E i complimenti di Riga sono andati all'organizzazione, Luigi, quindi te li becchi tu come se li becca il sindaco Giulivi, Federica e tutti gli altri che collaborano all'organizzazione, però una bella parte di questi complimenti se li prende anche Carlo Zucchetti, perché poi c'è una regia, no? Dietro a tutto questo. Carlo, a te la parola. Grazie, è un piacere stare qua, insomma, nel Tempio della Democrazia. Ringrazio l'onorevole Rotelli per farci raccontare quello che abbiamo voluto fare nella città splendida di Tarquinia, ma l'idea era banale: gli Etruschi sono quelli che hanno messo in posizione retta la vite, e dunque ci raccontano 3.000 anni di storia. Noi siamo nel nostro terzo millennio e dobbiamo cercare di onorarlo e raccontarlo bene. Tante cose l'ha detto Luigi, non ci vado lungo. Quello che mi preme sottolineare è che negli anni è diventata una manifestazione dei cittadini di Tarquinia. Ogni pezzo della città, artigiani, commercianti, guide turistiche, si mette a disposizione. Questa è stata un'idea forte, soprattutto perché ha fatto conoscere, apprezzare
anche ai tarquiniesi i loro posti più reconditi. Io anche quest'anno ho trovato un posto ancora più bello, scelto dalla Prologo, perché gran parte dell'organizzazione, dobbiamo dirlo, dei ragazzi, qua c'è Fabrizio Ercolani, insomma, quello che si è costruito è un gruppo che lavora proprio per il bene della città, e dai cittadini di Tarquini ha sentito come questo. In questi anni abbiamo introdotto nuove cose, c'è Vittoria Tassoni qui con noi, abbiamo messo di vino mangiando, facendo show cooking, facendo rientrare uno dei fiori all'occhiello della città di Tarquinia, che è un cuoco che ha preso la stella a Oslo, dunque dall'altra parte del mondo. Ma insomma, la città di Tarquinia cerca di lavorare, credo, io da tanti anni sto presso a loro, cerca di lavorare mettendosi in gioco. Ogni singolo cittadino si mette in gioco. Questo è difficile. Guardate, io faccio manifestazioni come Riga in tutta Italia, non sempre. Se sempre qualcuno dice, ma io sono più bravo, io sono meno bravo, lì è proprio, sono passate diverse amministrazioni, ognuno ha provato a portare un pezzo, no, di questa storia, proprio perché ormai il Divino Etrusco è la manifestazione della città. E questo si vede, lo diceva Luigi Serafini, col fatto che si è passati da 3 cantine a 11 cantine. E questo vuol dire che c'è un recupero. Voi sapete che nella nostra Tuscia, ma in tutta la nostra regione, si è perso il 50% di ettari evitati, purtroppo gran parte portati nel Prosecco, con tutto quello che ne consegue, ma non è il posto per fare polemiche. E adesso abbiamo nella nostra provincia, nella Tuscia viterbese, se negli anni, fine anni 20, 2000, come si ricorda bene la Fisar e Cristina Baglioni, erano 20 aziende, adesso ci sono più di 100. E gran parte sono giovani che stanno lì, anche con Muscheri Domaioli, Marco sta qui a dimostrarlo, sono un presidio di territorio, un governo del territorio in questo periodo difficile di inondazioni, di cambiamento climatico, mi piace dirlo in italiano a me, e avere chi presidia il territorio, e i vignaioli e i contadini lo sono fino in fondo, è un pregio, e noi con piacere vediamo che questa cosa cresce nella nostra provincia, nella nostra regione anche, perché vedo Latina e così via, in altre zone, il consigliere poi lo saprà meglio di me. E, insomma, c'è una spinta nuova, c'è un ritorno alla terra, ma con un'idea diversa di sostenibilità, di cambiamento, minimo biologico, no? Ormai tutti riescono a fare il biologico e così via. Ieri sera stavo a Chianti Classico, ho incontrato Dominga peraltro, e loro puntano nel giro di 5 anni ad arrivare al 60%, sono 55%, arrivare all'80% il biologico, cioè il territorio più grande del nostro, Chianti Shire, all'80% biologico. Vuol dire che abbiamo le carte in regola come Italia per raccontarci bene, e il Ministero della Sovranità Alimentare, che a me piace molto questo nome, non a caso sono fondatore di Slow Food, e qualcuno ha pensato male questo termine sovranità, insomma, al di là dei dibattiti politici a me non interessa in questo momento, ecco, vuol dire che noi dobbiamo raccontare quello che facciamo, le nostre tradizioni, le nostre intelligenze. Io chiedo al consigliere regionale poi di lavorare sull'STG, sui piatti tipici. È possibile che ormai la carbonara fanno come gli pare, fortunatamente noi siamo riusciti a fare la matriciana, che è un STG. Applauso pure a Carlo, grazie. E concludendo, stavo mentre sentivo Carlo raccontare, insomma, di questi particolari, stavo pensando che in questi 6 anni, da quando sono stato eletto nel 2018 alla Camera, questa in realtà ho partecipato a decine di conferenze stampa, ma questa è la prima che direttamente organizzo. E mi ricordo che la seconda cosa che ho direttamente organizzato, come una specie di, diciamo fosse uno showroom, è stata quando abbiamo portato il modellino della macchina di Santa Rosa di Raffaele Scenzi nella scorsa legislatura, nella sala prima del ristorante, cioè un atrio, insomma, nel quale tutti si fermavano a guardare, diciamo, questa cosa che non si capiva bene naturalmente che cosa fosse. È un'annata assolutamente straordinaria per la nostra provincia, perché ci sarà un nuovo trasporto il 3 settembre, e questi giorni sono proprio i giorni poco prima che anticipano questa straordinaria festa, perché quando si arriva al 29 e il 31 agosto la città capoluogo è tutto un fermento, ma lo è in realtà anche l'intera provincia, e questa manifestazione lo testimonia. Io penso che sia veramente un bel biglietto da visita, e noi non potevamo mancare a maggio di rappresentare la Tuscia dove si merita, cioè alla Camera dei Deputati. Grazie veramente a tutti i colleghi e anche alla stampa che ha voluto seguire. Scusate, se ci sono domande, non ci sono degustazioni? Non è? Niente, vabbè, no, perché c'è una mezza idea di degustare, non era possibile farla, però insomma, ok, grazie veramente a tutti, grazie.
Facciamo una foto per tutti quelli che vorranno partecipare, venire insieme a noi. Proloco.